ordinato di terminare la città. A questo istante richiede grande attenzione. Agita il pennone. Su, avanti! Forza! Ma può cadere? Alle corde ci sono 2000 schiavi. Ecco l'obelisco per il tuo giubileo. Baca, metti degli schiavi a rimuovere la sabbia sino a che non sia liberata la base. Il faraone è soddisfatto? Dell'obelisco sì, ma non di certe accuse mosse contro di te. Mosse da chi? Hai lasciato saccheggiare i granai. Sì. E hai dato quel grano agli schiavi. Sì. E gli hai concesso un giorno di riposo. Sì. Tutto questo per ottenere il loro favore? Le città si costruiscono coi mattoni. Se gli uomini hanno fame, non ne producono molti. E se muoiono nessuno? Se mi si accusa di questo, attendo il tuo giudizio. Commemorano la tua vittoria a Kadesh, dove sconfiggesti gli Amorei. Ce ne sono dei più alti in Egitto? Non ce n'è uno così alto nel mondo. Con tal numero di schiavi puoi costituire un'armata. Invece ho edificato una città. 16 di quei leoni di pietra saranno a guardia delle sue porte. E queste mura canteranno la tua gloria, Oset. E questi schiavi cantano la gloria di Seti? O la tua, Mosè? Essi cantano le lodi del loro Dio. E io servo solo te. La tua stessa immagine proclamerà la mia lealtà sino al finire dei giorni. Superbo. Ramesse. E tu questo lo chiami tradimento? Perché conquisterebbe con la forza ciò che ha meritato con le opere? Per quello che hai fatto, il tuo nome sarà scolpito assieme al mio su ogni pilone. Il tuo non apparirà in nessun luogo, poiché falsamente hai accusato Mosè, tuo fratello. Andiamo. Grande faraone, egli è tuo figlio carnale. Non chiedo il tuo aiuto per ottenere ciò che è mio. Deciderò io ciò che è tuo. Vieni con me, Mosè. Dunque è a causa di Mosè che non salirai al trono. La città che lui ha edificato porterà il mio nome. La donna che gli ama sarà la mia sposa. Così sia scritto. E così sia fatto. Sì. Questo è per la cerimonia al tempio. E questo... per la mia notte nuziale. Non lo indosserai, Nefertari. Perché? Ti ho portato una stoffa più rivelatrice. Fai uscire le ancelle. Andate. Questa vecchia cornacchia mi deve rivelare un segreto. Ebbene,
Quali gracidi funesti mi riservi quest'oggi? Ti prepari a un matrimonio che non avverrà mai. Chi me lo impedirà? Tu? Non tollererò che il faraone e Ramesse siano traditi. Perché tanto interesse al trono del faraone? Nefertari, ho taciuto per 30 anni. Ora sento che tutti i re d'Egitto mi gridano dalle loro tombe. Non lasciare che un ebreo segga sul nostro trono. Che stai dicendo? Ramesse conta fra i suoi avi molti re. E Mosè? È meno che polvere. Non una goccia di sangue reale.